Clap, clap, clap. Buonasera Marchionne, cosa... A lot of hat, A lot of? Tanto di cappello. Sì, ma parli italiano. Marchionne, buonasera. Tanto di cappello. Fa molto, he did it. Dica in italiano, la prego. C'è riuscito, no? C'è riuscito. Sembrava un minchione. No, chi? Renzi, no? Dico. Ah, vabbè, no. E poi, chi... sì. In Abruzzo noi abbiamo un detto, no? Un detto? He had the fox in the under arm. In Abruzzo. La volpe sotto la scella, no? Ah, è un detto abruzzese. Vabbè, per indicare il furbo. Ah, è furbo. Io non gli avrei dato un soldo di cacio, no? A Renzi. Invece, invece ce l'ha fatta, no? Sono sbalordito, very shocked. Addirittura. Per me, maybe it's a might. È un mito. Addirittura un mito. Io Renzi sì. Lo stimo come l'Audi. Per dire, insomma, proprio... Ha fatto il Jobs Act. Sì, è passato questa settimana. Non so se lei sa che ogni imprenditore risparmia 8.000 euro di contributi per ogni nuovo assunto. Sì, sono le agevolazioni che... Non so se lei capisce. No, sono... Non voglio che dica grazie a Renzi, ma io guadagno... Assumendo. Vabbè, sì, sono agevolazioni. Il contrario di quello che ho fatto per 30 anni. Vabbè, questo l'ha detto lei. Non... Io adesso assumo tutti. Addirittura. Operai, gente per la strada, sull'autobus, sì. Circensi, orsi, vabbè. Marsicani. Non esageri, però... Lo sa solo oggi quanti operai. No, ma non vuole... No, io sento qualcuno che mi vuole dire grazie. No, non è un grazie. No, si sente così. No, ma nessuno la ringrazia. Clap, clap, clap. Va bene, clap. Clap your hands. Sì. Ma, lasci stare. I don't want to say... thank me. Sì, va bene, nessuno la ringrazio. Oggi, sa quanto operai ho assunto a Termini Imerese? No. 24.000. Oggi? Alcuni li ho assunti due volte. Addirittura? Ah, c'è proprio un... Ci sono 300 operai per ogni tornio. Vabbè, non esagerato. C'è più spazio, solo posti in piedi. Sa cosa vuol dire montare il cofano della Panda in 1.000? Vabbè, ma non è necessario, però bene. Ma io non mi fermo qui. Addirittura, bene. No? Don't stop me now! Vabbè, non mi fermo. Sa cosa vedo io? Sì. Adesso, quando guardo un essere umano, cosa vede? 8.000 euro di decontribuzione. Vabbè, insomma, non è mi solo sento quello. Come in Matrix. Sì, no, ma non vedo persone, vedo numeri. Però no, non riduca. Basta tutto. Produrre 500. Un nuovo modello lo chiamerò meno 8.000. Addirittura. Però no, i vantaggi contributivi però ci saranno solo per 36 mesi. Fra 3 anni cosa succederà? Una mazzata. Una mazzata, una mattanza. Ma no, ma non no. Se ne salva uno. Aia. Anzi, uno sì. Chi? Io. Ah. Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Coffee Break del sabato. Lo avrete capito da questa straordinaria, strepitosa copertina realizzata per noi da Patrizia Viola con Maurizio Crozza. Oggi parliamo di lavoro, lo facciamo con ospiti importanti e con l'aiuto anche di un film che ci racconta l'Italia anche del lavoro e che ha come protagonista Francesco Pannofino. Buongiorno. Che è uno degli ospiti che sono qua in studio con noi e che saluto. Grazie. Buongiorno Pannofino. Buongiorno. E poi ancora Oliviero Bea, giornalista. Buongiorno e buongiorno. Benvenuto. Fabrizio Rondolino. Buongiorno. Giornalista. E a Milano Fabrizio Specchia, anche lui collega giornalista. Buongiorno. Buongiorno. Allora, questi 8.000 euro, no, che sembrano un po' quasi il segno del dollaro negli occhi di Paperonde e Paperoni, è questo alla fine che è il Jobs Act? Alla fine questo abbiamo ottenuto, insomma, entusiasmo da parte degli imprenditori, Marchionne lo racconta, e fra l'altro è notizia, insomma, di ieri, di assunzioni a Melfi, di una serie di operai. Melfi è uno stabilimento Fiat importante, e ci possiamo quindi mettere alle spalle tutto il resto in nome di questo oppure no? Cominciamo a partire da qui. Bea. A prescindere dai miei sospetti linguistici per cui chiamare una cosa in Italia Jobs Act, una cosa poi così importante, insomma, mi lascia perplesso, ma questa è una storia che ormai dura da un anno abbondante. Ha protestato anche l'Accademia La Crusca. Sì, 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 ho protestato. Sarà segnata l'Accademia. Dico semplicemente che chiamarlo così è praticamente imitare Crozza.
Non so se rendo l'idea, è un modo per imitare Crozza, però senza volere, presumo. Però mi pare che sia nell'interpretazione diversa, opposta, data da Confindustria, imprenditori e lavoratori, sia dall'interpretazione politica all'interno del Parlamento delle varie posizioni, il Jobs Act abbia perso la sua sostanza per rimanere forma. Cioè è un pretesto per discutere di qualche cosa senza che gli italiani abbiano capito, almeno credo, io per primo, abbiano capito perfettamente il meccanismo del Jobs Act, cioè quali sono i punti di fondo del Jobs Act, perché c'è bisogno allora appunto di nuovo di Crozza che fa Marchionne per dire degli 8.000 euro di risparmio per i contributi, però poi dopo c'è tutto un contesto in cui si muove il Jobs Act che non mi pare che sia così chiaro, mi pare che sia chiaro che è un pretesto per diciamo battersi su due terreni, uno quello del lavoro appunto imprenditori e lavoratori e un altro su quello politico, cioè per esempio Renzi che accelera e anche parte del suo partito che decelera, ecco. E questo è dovuto, lo chiedo, insomma, al fatto che magari ci sono i cosiddetti decreti attuativi su questa riforma del lavoro, chiamiamola così, così ci capiamo meglio, che non sono ancora completati, non sono chiari, o è proprio un vulnus di fondo? Secondo me dipende dalle due cose, ma fondamentalmente dipende dal fatto che non ci sono interruttori oggi in Italia in nessun campo. Adesso stiamo parlando di quello delicatissimo del lavoro, quindi quello in particolare, non ci sono interruttori da girare. Renzi per tanti motivi, anche comprensibili e su certe cose anche condivisibili, Renzi continua a girare interruttori. In realtà ci vogliono due velocità, qualcuno che giri interruttori, ma qualcuno che riveda l'intero circuito elettrico del paese. E nelle due cose non riescono a farle. Al massimo si riesce a fare una delle due cose. Farne una invece che tutte e due non porta a niente. Non ce la facciamo perché non siamo multitasking o perché non è invece questa la ricetta? Ma no, io ho un'opinione diversa sul Jobs Act rispetto a quello che dicevo Oliviero prima. Cioè, innanzitutto una legge che piace alla Confindustria, secondo me è una buona legge. Perché noi abbiamo vissuto a lungo in un periodo, diciamo, culturalmente dominato da un'idea, come posso dire, sì, da un'idea antica, no? Per cui i padroni erano degli sfruttatori cattivi e gli operai erano degli sfruttati buoni. E questo, per carità, nel corso della storia è anche stato così. Però è anche vero il contrario, e cioè che i posti di lavoro, siccome non si creano per decreto, né assumendo 2 milioni di persone alle poste, i posti di lavoro li creano le imprese. Quindi se le imprese, se gli imprenditori trovano un ambiente più favorevole, ritengono di trovarsi in un ambiente più favorevole, perché l'economia è anche poi molto percezione, no? È ragionevole immaginare che assumino. E infatti, appunto, Marchionne ne ha assunti 1.500. Naturalmente, sì, dopo aver fatto però... ma perché c'era la crisi, non è che l'ha fatto per... Sì, ma perché no, c'era la... Che... Proprio... Ma perché c'è la crisi, non per cattiveria. Cioè, quando tu, allora, se io, è una cosa anche di buon senso, no? Io ho 2 dipendenti e che facciamo, non è che io dico in generale, insomma, una persona che ha 2 dipendenti e produce, non lo so, io coltelli, c'è la crisi, vende meno coltelli, a malincuore licenzia una persona, non per cattiveria, no? Mentre invece se può assumerla a sua volta lo farà con piacere, perché ogni persona che assumi è un guadagno in più per te imprenditore e per l'azienda. Se questa è la logica, perché poi così funziona il capitalismo, diciamo così, se questa è la logica, una legge non che appunto fa assunzioni, perché non si può fare, ma una legge che crea un clima migliore per le imprese, è comunque una buona legge. Poi naturalmente vale la prova empirica, cioè noi sapremo tra un anno se questa legge ha funzionato oppure no. Quello che è sicuro, secondo me andrebbe detto è, insomma, basta con queste discussioni appunto ideologiche, fumose, che ancora per esempio la sinistra e il PD continua a fare, perché la legge adesso c'è, quindi quello che conta è la sua eventuale efficacia, sapendo anche che questa legge si colloca in un crinale, a un bivio essenziale, perché il 2015 potrebbe essere l'anno della ripresa, no? Per cui se c'è la ripresa,
E questa legge consente a quelli, cioè quelli che entrano in questa legge, ragionevolmente fra 3 anni ci rimarranno dentro le imprese, perché si aprirà un nuovo ciclo economico. Ma questo capitolo ci arriviamo fra un attimo. Prima volevo appunto capire l'impianto di questa legge e se è vero che invece nasconde in qualche modo, come dice Olivier Robea, anche qualcos'altro, scambi politici. Lo chiedo a Francesco Specchia, che è un cronista anche politico e quindi forse ci può aiutare a guardare il problema sotto questo punto di vista. Ma la legge è comunque una legge, è una grande riforma incompiuta per certi versi, perché è vero che è stata, la parte è una scintilla che dovrebbe far partire poi tutta l'economia, perché rientra, come diceva Rondolino giustamente, in un discorso di sviluppo generale europeo, perché tra il QE, tra il QE di Draghi, tra il fatto del petrolio che scende, tra il discorso del dollaro che sale e il deprezzamento dell'euro, è ovvio che l'economia sta ripartendo. Non a caso, tra l'altro, la produzione industriale dell'export negli ultimi 3 mesi è aumentata del 5,8%, è pochissimo, però è comunque un segnale. In questo senso il Jobs Act è una rottura col passato. Noi ci riferiamo appunto a delle infrastrutture ideologiche vecchie, arnesi. Il Jobs Act vecchio nella struttura dello statuto dei lavoratori degli anni 70 era una roba proprio degli anni 70 ed era abbastanza anacronistica, considerando oggi la velocità del mercato e il fatto che ormai i contratti a tempo indeterminato sono lo 0,7 del mercato globale in questo momento tra gli assunti. Quindi onestamente ha qualcosa, effettivamente è un passo, è una scossa, è un qualcosa che ha dato. Certo, poi bisogna vedere i particolari, perché ci sono delle cose che non tornano, per esempio i contratti di ricollocazione, nessuno sa come vengono fatti, vengono affidati alle regioni, Renzi ha detto vi arrangiate e poi ci rivediamo, però nessuno sa, per esempio la Lombardia è perfetta, ha un'efficienza perfetta nel ricollocare gli esuberi come il Veneto, ma la Campania no, in Sicilia è proprio l'esatto contrario. Quindi a monte poi, per esempio, è stata eliminata o congelata temporaneamente l'Agenzia per il controllo delle attività del lavoro in nero, non si sa per quale motivo. Pressione delle lobby, proprio perché ti do questa cosa, poi accontentiamo dall'altra. Cioè ci sono delle cose. Anche perché poi, tra l'altro, ormai oltre al lavoro nero abbiamo proprio il lavoro clandestino, cioè il lavoro che non compare da nessuna parte. Esattamente. Che forse esattamente. Peggio, no? Esattamente, però da un punto di vista, come dire, meramente formale e politico, il fatto che Renzi venga attaccato sul Jobs Act contemporaneamente da Civati, dalla minoranza interna, quindi Bersani, da Gotor che fa il costituzionista avanzando delle striature di incostituzionalità, là bisognerebbe vedere, perché il Jobs Act si applica solamente per i contratti a venire, non per quelli futuri, però se dovessimo applicarlo per quelli futuri andremo contro lo statuto del contribuente, anche lì bisogna vedere. Il fatto che venga attaccato contestualmente dalla Boldrini mi rende quasi simpatico Renzi e questa sua azione, onestamente. E questo ci fa piacere per Specchia, però... No, fra l'altro in qualche modo quello che ha detto Specchia richiama il mio discorso sulle due velocità, cioè se non si riesce a seguire contemporaneamente il cambiamento ma anche un contesto più generale, certo, non si va da nessuna parte. Aggiungo una cosa banalissima, che il lavoro è cambiato tantissimo e non sarà una legge che riesce a dare l'idea di questo cambiamento. In termini di antropologia proprio culturale, di mercato sociale, quando un lavoro, un certo tipo di lavoro sparisce perché oggettivamente non ce n'è più bisogno, che fai? Decidi da sinistra che ci vuole ancora, è grottesco, e da destra che dici, gli dai un taglio e te ne lavi le mani. Insomma, voglio dire, la questione è leggermente più... È molto complessa. Dopodiché, comunque, insomma, ancora un certo tipo di lavoro c'è, sarà forse ormai minoritario, sarà quello che volete, però ha caratterizzato gli anni della nostra storia. E Francesco Pannofino, che è qui in studio con noi oggi, in persona, nell'ultimo film, che tra l'altro è uscito proprio 2 giorni fa, che si chiama Patria, che è il titolo che noi abbiamo scelto per la puntata, proprio la figura di un operaio che lavorava alla Fiat, che in una fabbrica non identificata. Diciamo che, cioè, chi lo va a vedere pensa, sì, più o meno è... Sì, no, è una piccola fabbrica. E succede quello che succede ancora adesso, perché adesso la notizia che la Fiat assume a Melfi 1500 è un,
è una goccia nell'oceano, ancora che si continuano a chiudere le fabbriche, cioè gli operai continuano ad essere licenziati. Però appunto la domanda era questa, quando Rondolino dice gli imprenditori sono contenti, ecco, ma un operaio come Salvo, che adesso vedremo anche un momento in una clippettina del film, è contento del Jobs Act? Ma io suppongo di sì, nel senso che qualsiasi cosa, adesso io non entro nel merito che non conosco bene questa legge, però tutti gli strumenti tesi a creare occupazione e a togliere dalla depressione tanti giovani e tante persone, tante famiglie che non hanno reddito, insomma, sono cose serie queste. Io credo che sia da benedire qualsiasi tentativo si faccia per aumentare i posti di lavoro. Poi, come diceva Bea, è vero che è cambiato il lavoro adesso. Quando ero giovane io c'era anche il mito del posto fisso, molti miei coetanei andavano a cercare l'assunzione al ministero, alla RAI, alle poste, eccetera. Io invece tranquillizzati perché ancora così. Però sono finiti i posti. Insomma, comunque voglio dire, questo dettaglio. Posti in piedi, come diceva. Però scusate la domanda, forse un po' provocatoria. Però è vero, dice, è finito il posto fisso, no? Dopodiché ti devi confrontare anche con la realtà, per esempio, del mutuo in banca, no? Allora, secondo voi, un lavoratore assunto appunto con questi sgravi del Jobs Act, questi 3 anni, eccetera, eccetera, se il mese dopo essere stato assunto va in banca e chiede al direttore di banca, me lo fa un mutuo? Sì, mi deve portare adesso dietro la mamma e il papà garanzia della casa di famiglia, come accade adesso a chi ci prova magari con una partita IVA? Oppure... No, perché è un'assunzione a tempo indeterminato, è proprio questa la novità del Jobs Act. Tutti i contratti a termine diventano contratti a tempo indeterminato, esatto. E quindi per esempio consentono di accedere a un mutuo. Quindi anche se scade dopo 3 anni la decontribuzione... Dopo tre anni. Adesso le danno abbastanza perché hanno liquidità. Dopo 3 anni scadono le detrazioni fiscali, esatto, diciamo come così. Sappiamo, però il datore di lavoro può decidere anche di licenziarti dopo tre anni. Il datore di lavoro licenzia se non c'è lavoro, se no se li tiene dipendenti, anche perché in questi 3 anni questo signore è stato formato. E si è inserito in un ambiente, cioè le aziende funzionano in questo modo qua, sono delle grandi scuole, no? Dove ti prendono e ti insegnano un lavoro. Non è una guerra fra l'imprenditore e il lavoratore, questo stai cercando di dirci, non dovrebbe essere una guerra fra l'imprenditore. No, ma non è una guerra, nel senso che nel mondo reale non è una guerra, sì. Quelli che vogliono fare la guerra, la FIOM, erano 5 a Pomigliano, a fascia operare, cinque, gli altri vogliono lavorare, perché la gente normale vuole lavorare, che cosa vuole fare? La rivoluzione, ma dove, poi cosa, contro chi? Cioè è una situazione paradossale, e appunto si apre uno spiraglio per l'occupazione e per la ripresa in questo paese. Il governo ci prova, crea degli strumenti che favoriscono questo clima, gli imprenditori sono disposti a riaprire a scommettere sul futuro perché uno mai dovrebbe essere contro? Quindi è solo un retaggio del passato, di quello che ci racconta Patria, 30 anni di storia che ci... Vediamo prima un pezzettino, capiamo di che cosa stiamo parlando esattamente. Bravo, facciamo vedere un pezzettino di questo film. Qui lo stabilimento chiude e noi che ci stiamo a fare? Migliaia, uno scherzo, c'è migliaia. Non avete votato per la trattativa, per avere la buona uscita, e prendetevela, no? Ce lo deve dire a lui quello che dobbiamo fare, Che cazzo fai? Dove va lei? Fermo! Brogna! Scendi! Non prendiamo ordini dalla polizia! Questa protesta nasce dalle battaglie dello stabilimento per la difesa del lavoro! Lo Stato ci deve provvedere, ci deve garantire il lavoro. Non mi sembra una dichiarazione difficile. Di cos'è che ha rovinato sto paese? Il malcostume, il malaffare. Sei pesante, sei scontato, sì. Meglio essere come te, no? Come me come? Fascisti, mafiosi. Chi siete? TG3! Il TG3, ve l'avevo detto che veniva! TG3! Siamo qua! Abbiamo parlato col sindacato! Abbiamo parlato con Vittorio! Hai visto che ha fatto il comunicato a cazzo che ti avevo detto? Io sono Bettanello, il rappresentante sindacale! Ma dov'è la protesta della GM? Qua è, dov'è? Qua è! È qua! Ma non siete 40 dipendenti! In questo momento siamo 3! I lavoratori della GM!
Non ci stanno a perdere il lavoro! Ok? Grazie! Tre come i cinque di Pomigliano. Esatto, mente, no? No, in realtà qui succede questo, che questa piccola fabbrica chiude, licenzia e i sindacalisti cercano di trovare un accordo per una buona uscita. Chi ci sta, chi non ci sta. Il mio personaggio, che è di destra, della destra sociale, diciamo, sbrocca perché gli si ferma la macchina, la donna lo lascia, arriva di fabbrica e c'è il licenziamento. Quindi... Sbrocca, lo diciamo per chi è di fuori Roma, sì, perde la testa. No, perde la testa. La lettera, scusa, sbrocca, perde la brocca, e prende e sale sulla torre dei vapori di scarico e sale e minaccia di buttarsi di sotto se non viene la televisione, perché qualsiasi cosa tu fai e succeda, se non c'è la televisione a documentarla è come se non ci fosse. E in realtà, e poi viene raggiunto dal secondo personaggio che appare, cioè Roberto Citran, che è il rappresentante sindacale ufficiale della fabbrica, che sale per convincerlo a scendere, in realtà rimane su anche lui. Poi arriva un terzo personaggio, che è Carlo Gabbardini, che è il custode ipovedente autistico della fabbrica, ma è un pozzo di scienza, perché sa tutto della storia recente italiana, tutte le leggi, tutto quello che è successo, le stragi, le bombe, gli rapimenti, tutto quello che è successo. Non si sa come, riesce a salire anche lui, ci porta pure delle vivande e poi passiamo tutta la notte su a parlare della storia dell'Italia e ognuno la vede dal suo punto di vista. Ma questo fatto, invece di aumentare il disaccordo e la credine tra i personaggi, aumenta, invece cementa l'amicizia, cementa il rapporto umano. Quello che noi vogliamo dire, in sostanza, che nonostante tutto quello che è successo in Italia, elencate tutte le cose una dopo l'altra, veramente inquietante, cosa ci può salvare? Diciamolo, che da un libro di Enrico De Aglio, certo, che insomma ha raccontato appunto la parte storia dal 78 al rapimento Moro, certo, fino al 2008, certo, e racconta 30 anni di storia con la cronaca dei fatti e i tre però cementano un'amicizia, questa è la cosa più importante, tant'è vero che alla fine del film c'è un messaggio di speranza, i tre, nonostante, diciamo, il tentativo abbastanza andato male della protesta, poi però si riprendono, anzi diventano, si mettono in cooperativa, insomma riescono a superare il momento difficile. E questo è giustamente il lato umano che un film evidenzia, che non solo un film, ma probabilmente fa parte proprio anche quello della nostra storia, no? Di un tessuto che, per quanto ci abbiano raccontato che si sia disgregato, sfilacciato, evidentemente resta, no? Però, sì, diciamo che c'è un fondo d'umanità che tende a non scomparire, ecco, mettiamola così. Almeno quello, però, sembra un po' di... È quello che dico, non è solo quello, adesso di film non ho ancora visto, ma loro alla fine fanno una cooperativa, quindi sì, trovano, sì, anche una via d'uscita, sì, quindi trovano appunto una forma nuova di lavoro, quindi quello è il vecchio e questo è il nuovo. Ma l'Italia, quella roba lì, non dobbiamo più rimpiangere niente. Scusate, ma la nostra più grande virtù nazionale è l'arte di arrangiarci. L'arte di arrangiarci significa creatività, imprenditorialità, cioè se una situazione finisce, uno ne crea un'altra. Cioè, tu hai due possibilità, sei lì a piangere oppure ti ribocchi le maniche e lo fai, è una cosa che ciascuno di noi fa nella vita quotidiana. Questo è verissimo, basta che ci siano delle regole, rispettate, un ecosistema che te lo consenta, compatibili con questo, con tutto, con la nostra creatività, ecco, però uno ci deve provare. Cioè io la cosa che veramente non so, quando Renzi se la prende con i piagnoni, guardate che dice una cosa vera. Cioè, noi siamo veramente troppo abituati, una parte di noi, perché, ripeto, l'Italia è davvero il paese delle mille idee, diciamo così, no? Però c'è poi questo aspetto piagnone, lagnoso, per cui se una cosa non va bene stiamo qui a dire ah, non va bene, va tutto male, no, è un atteggiamento sbagliato. Quindi voi non vedete, lo chiedo anche a Francesco Specchia, nessun rischio, cioè chi dice, per esempio... di fatto questa legge ha tolto una serie di diritti, no, lo chiedo perché per esempio questa settimana è stata la settimana in cui anche chi conosceva solo la bontà della Nutella ha imparato a conoscere, no, che cosa c'era dietro la Nutella, cioè la fabbrica, e ci hanno spiegato che Michele Ferrero era un po' l'erede di Olivetti. Quindi, in realtà, di un modo di fare impresa che può essere diverso. Certo, non tutti sono il padrone delle ferriere con la frusta, però, insomma, da lì al modello della Nutella c'è in mezzo di tutto, no? E allora, l'aver tolto l'articolo 18, qualcuno teme che, insomma,
lasci poi alla deriva chi non corrisponde a quel modello, che era il modello Ferrero, che articolo 18 o meno comunque aveva uno stabilimento, anzi una serie di stabilimenti modello. Sì, allora, il modello Ferrero, che poi è il modello delle comunità di Olivetti, come hai detto giustamente tu, quello di Gaetano Marzotto, del grande Veneto, il grande nord-est degli anni 70-80, è comunque un po' passato, diciamo, è la base della nostra imprenditoria, della nostra industria, ma è un modello che è stato superato dal fatto che il lavoro, come abbiamo detto, è in pieno movimento, in completo divenire. Non troverai mai in Danimarca, da dove teoricamente avremmo preso l'ispirazione per questo modello a tutele crescenti, un ragazzo che a 30 anni lascia il lavoro e che non lo trova dopo 6 mesi o dopo 3 mesi. Ecco, qua magari poi dovremmo studiare il fatto che abbiamo un welfare completamente diverso, abbiamo una ricezione del mercato completamente diversa e delle risorse economiche sicuramente inferiori. Di questo Renzi non si è reso forse un po' conto, però doveva dare una scossa, doveva accelerare. Il concetto è che il nostro io mi riferisco anche alla qualità del lavoro, Francesco, allora, non solo alla possibilità, se non ti va bene quel posto, di andare e trovarne un altro, no? Ma proprio di quello che trovi. Ho capito, sul ma la qualità, posto di lavoro. Hai ragione. E quelli che dicono ci hanno tolto l'articolo 18, dunque è a rischio in qualche modo, no? La nostra dignità, il nostro stare proprio sul posto di lavoro, paventano questo rischio. Scusami, io vengo dal Veneto. Il Veneto ha come tessuto connettivo per tre quarti piccole e medie imprese, molte delle quali sono sotto i 15 dipendenti, quindi non è applicato l'articolo 18. Ma vi assicuro che il rapporto tra padrone, paron cosiddetto, no? E operaio, in questo caso è quasi, non è di discepolanza, è di fratellanza. Certo. Quindi nella maggior parte, il caso dei suicidi veneti è dovuto al fatto che questo rapporto che dici tu umano, di compenetrazione da parte dell'operaio nell'azienda stessa, nel concetto industriale stesso, è all'attivo, però è personale, cioè non è ovvio che per un paron che abbiamo Veneto che darebbe la vita per i propri operai, poi abbiamo dei grandi imprenditori, degli spietati capitani d'industria. Però il concetto che dico, secondo me, dobbiamo superare proprio l'ideologia. L'articolo 18 era un residuo del passato, secondo me questa cosa dei licenziamenti potrebbe essere vista anche bene dal punto di vista degli imprenditori, perché abbiamo gli sgravi fiscali che consentono di assumere. Vi faccio l'esempio: il mio barbiere, un barbiere di Milano, ha assunto nell'ultimo anno, grazie a questi sgravi fiscali qui, è solo all'annuncio degli sgravi fiscali, 5 persone a tempo indeterminato. Quindi siamo sotto i 15. No, 5 persone, una bottega di barbiere che stava chiudendo. Ma ci farei sapere tra 3 anni se ci sono ancora o se le ha cambiati con altri. Ma perché deve licenziare se l'attività va bene e apre il terzo negozio adesso? Perché deve licenziare? È il timore che hanno in molti. Ma allora, tutto quello che ho sentito è giusto, cioè lo condivido con delle precisazioni. Ma questo tabù dell'articolo 18 si può vedere dai due punti di vista, cioè il tabù dal punto di vista del lavoratore e il tabù dal punto di vista dell'imprenditore, e entrambi hanno usato l'articolo 18 come tabù. La mia domanda è: ma era così importante toccare l'articolo 18? Cioè, perché? Esatto. Al fondo questa è la domanda che credo dovrebbe fare qualunque persona di buon senso. Perché? E per un certo periodo è stato detto: non vengono a investire in Italia perché c'era erano fesserie, per usare naturalmente qui non vengo, la giustizia che c'è, la corruzione, le cose, la burocrazia, poi la colpa dell'articolo 18 era ridicola, era una presa per i fondelli, quindi non era quello. Allora, a questo punto, perché è diventato così prioritario, importante la battaglia contro l'articolo 18. Tra l'altro, Oliviero, ti dico, è già smontato dalla legge Fornero, peraltro. Sì. Perché l'articolo 18, non ci dimentichiamo che 2 anni fa era già stato smontato. Sì, quindi appunto. È semplicemente un reperto ideologico e sì, esatto, ce n'era già a metà di quell'articolo 18, tant'è che infatti qualcuno sostiene sì, che ma non si può neanche rovesciare dicendo, no, ma allora esatto, non è neanche stato toccato. No, ma infatti il Jobs Act non è perché bisogna togliere i totem e i tabù, come si diceva una volta. No, a parte che fa sempre bene togliere i nostri tabù. E poi attenzione, se io vengo licenziato perché sono musulmano, perché sono comunista, vengo reintegrato. Certo. Cioè il licenziamento per discriminazione o perché sono una donna incinta, questo sarebbe più difficile, però
Però quindi non per è che c'è, non c'è una gradualità, il licenziamento è discriminatorio, no? rimane cioè, tu potresti essere licenziato perché hai fatto 5 minuti di ritardo, potresti essere licenziato perché hai dato il pugno, un pugno al tuo capo reparto, sì, no? Però non c'è, anche qui anche lì possibile che oh, vabbè, ma parliamo di buon senso, cioè o noi affidiamo ogni micro comportamento alla magistratura, perché poi tu dici l'articolo 18 non era un problema, in parte sì, non fosse altro che perché rinviava un giudice qualsiasi tipo di contenzioso. Per cui appunto c'era il sì, sindacalista comunque, comunista, cioè, ingiustamente licenziato, e poi c'era il fannullone che stava a guardare la partita, si metteva in mutua tutte le volte che giocava la nazionale, e che ugualmente, no? E adesso invece c'è una netta separazione fra appunto i licenziamenti disciplinari o i licenziamenti di carattere economico, cioè il fatto che un'azienda va male e quindi non riesce a pagare gli stipendi, e quelli discriminatori che invece rimangono ovviamente tutelati. Quindi, però ripeto, non è questo il punto, perché altrimenti anche qui ci trovo un'ideologia, ma anche un po' di cattiva fede, diciamo la verità, in quei pezzi di sindacato, che poi era FIOM, perché CISL e UIL non hanno questo atteggiamento contro il Jobs Act, anzi. E quando la FIOM continua a dire appunto i diritti, la dignità lesa, il diritto di licenziare, cioè che vedi sempre la parte negativa, no? E questo è frutto la FIOM, è anche ormai una parte insomma consistente del Partito Democratico. Quello vabbè, che sta ma quella succedendo, è sempre stata. No? Sì, ma quella, però quella parte. Sembra di avere un partito all'interno di un partito. Ma la sinistra ormai. Il PD è sempre stata a rimorchio del sindacato, che è il motivo per cui ha anche sempre perso le elezioni. Allora, No, è sempre il sindacato che ha tirato. No, e che ha anche dato i soldi per fare manifestazione. Cioè, è una storia lunga quella della subalternità al sindacato. Però, appunto, potrebbe poi sfociare in qualcos'altro. Vi fermo perché dobbiamo dare spazio alla pubblicità. Ma poi ritorniamoci, guardiamo un altro pezzetto di questo film. Perché Francesco Specchia nominava. Parlava di questo episodio, insomma, fenomeno tristissimo dei suicidi, che purtroppo abbiamo visto. E in realtà si parla anche di questo nel film, al di là del fatto che Salvo appunto si vuole buttare giù dalla torre, ma vediamo che ritorna questa questione. Allora ne parliamo fra un momento, dopo la pubblicità. La prima cosa che mi sono comprato quando sono venuto qui al nord, ho fatto le rate. Cos'era? Il busto del Luce? Una clava? Una panda. Una panda verde. Cazzo, una gran macchina. Che fa, mi picchi po' il culo. Mio padre la faceva la panda. Conosco l'argomento. Noi siamo venuti qui alla trattativa e ci siamo trovati non con la procedura dei licenziamenti, ma con la messa in cassa integrazione per un fatto compiuto con dei licenziamenti mascherati. Ci hai sbagliato, abbiamo sbagliato. Nel giro di 3 anni si sono suicidati in 100 cassa integrati. Tra questi c'era anche mio padre. È salito su una torre come questa. Ha preso il volo. Ha passato una vita intera a lavorare per farci. Sai cosa mi direbbe se fosse qua? Faccio il culo a te signori. Io so già cosa mi direbbe. C'ha preso il key, va a casa, va. Una scena bellissima questa di questo film. Patria, la regia di Felice Farina. Ci sono spezzoni anche d'epoca. Come no, il film è una specie di docufilm, possiamo definirlo. Sì, c'è cioè una parte così, no? di fiction, diciamo, che la storia dei tre operai sulla torre. Che è quella ambientata ai nostri giorni. È proprio adesso, il nostro perché tempo. Quando parla di questi 100 casse integrati che... Sì, lì si riferisce ai licenziamenti che la Fiat fece negli anni, adesso non mi ricordo, 80, erano 70. 80, all'inizio 80, degli anni 80, 80 a cavallo 81, fra 70 e 80. E in 3 anni, 100 casse integrati di quell'evento lì si suicidarono. E quindi noi parliamo, il film è pieno di documentazioni tratte dai telegiornali, dall'archivio della CGIL e da varie Rai Teche, insomma, da varie fonti, e c'è un montaggio praticamente molto ritmato tra quello che si dicono
i nostri protagonisti con quello che vediamo della storia d'Italia, del materiale di repertorio. Diciamo che il film è 65% fiction e 35% repertorio. Però appunto il tema è, guardando questo spezzone, mi fa venire in mente appunto anche la questione della dignità del lavoro, no? Di cui abbiamo cominciato a parlare prima della pubblicità. E questo gesto un po' pudico che fa Citran alla fine, no? Di coprirsi il volto pensando al padre, così, ecco, mi fa appunto pensare anche a questo. Questo nuovo lavoro, questo nuovo modo di affrontare il lavoro, tiene presente anche questo, che è comunque un elemento fondamentale. Al netto della genericità di questi discorsi, che sono importanti, che vanno al cuore delle cose, ma poi risultano così frettolosi, spesso superficiali, al di là della bontà di chi li fa, insomma, io credo che prima del lavoro in questo paese ci sia stata una crisi della dignità del lavoro. Quindi il lavoro è stato perso dopo che era stata già persa o messa in discussione la dignità del lavoro. Ne parlavamo prima durante l'intervallo pubblicitario. Insomma, il problema dello stipendio e del lavoro. Fino a un certo punto tu sei stato stipendiato, salariato per il lavoro che hai fatto. Da un certo punto in poi, almeno in questo paese, forse anche altrove, ma parliamo di noi, queste due strade si sono separate. Tu non sei più stato stipendiato per il lavoro che facevi. È successo qualche cosa d'altro, elevato a potenza, e la crisi in fondo di tutto il paese. Quindi, voglio dire, quando si evoca il termine dignità, si dice tutto e non si dice niente. È sacrosanto salvaguardare la dignità, perché salvaguardando la dignità del lavoratore tu salvaguardi la dignità della persona. Quindi il discorso va oltre il lavoro, ovviamente. Certo, quindi di un paese. È un capitolo che manca completamente, questo, all'interno del Jobs Act. Come manca tutto quello che riguarda appunto salari minimi, che riguarda per esempio un reddito garantito anche per chi... Il cosiddetto reddito di cittadinanza, reddito, che chiede Grillo. Sì, io lo chiamo Grillo. Reddito garantito perché appunto poi ci sono varie... Non c'è solo la proposta di Grillo, in realtà ce ne sono... Per esempio ne dico una, mi risulta per chiunque abbia figli tra i 20, 25 e 30, la situazione italiana è disperante, come è noto, no? Esatto. E quindi sempre più giovani vanno a cercare lavoro fuori. Al di là di quello che sta succedendo in un posto particolare come Londra, dove pare che si siano ricreate delle situazioni italiane, cioè se c'è una comunità di italiani che vivono a Londra come se stessero in Italia, sì, poi in qualche modo qualche soldo dei genitori si arrangiano così, ma non cambia la loro situazione. Però ha detto questo, per esempio in Australia il governo australiano dà una cifra non piccola ai giovani che vanno a cercare lavoro lì, agli giovani stranieri che vanno a cercare lavoro, e pagandogli intanto i primi 6 mesi, cioè intanto vanno là e sanno che per 6 mesi hanno questa cosa. Insomma, sono tutte cose che forse c'entrano col discorso che stiamo facendo. E che noi invece non affrontiamo minimamente, perché? Ma non è che non affrontiamo... Insomma, mi sembra che siano abbastanza assenti dal dibattito... Il salario minimo, dici? Per esempio, incentiva... Ma guarda, salario minimo, minimo prevede... Chiunque, sfogliamo i giornali, paginate su la riforma costituzionale, invece di questi argomenti non si parla mai. Allora, io, la mia opinione personale, io sono contrario al salario, sono contrario a qualsiasi tipo di sussidio dello Stato, perché impigrisce e mortifica la dignità. Naturalmente in condizioni disperate, però, come dire, lì provvede la Caritas più che non lo Stato. L'idea che ciascuno di noi abbia diritto a dei soldi, secondo me è un'idea profondamente sbagliata e profondamente lesiva della dignità di ciascuno di noi, ripeto, fatta salva le emergenze. Anche se dopodiché, poi viene adottata nel... anche in paesi, appunto, abbiamo parlato di Londra, sì, in certo, Inghilterra, no, infatti, ripeto, dico, è un'opinione mia personale, sicuramente contestabile. Se però lo si vuole fare... Bisogna avere i soldi, esatto. Le risorse, e le risorse passano, siccome non possiamo aumentare le tasse perché altrimenti ammazziamo ulteriormente l'economia, le risorse passano per un taglio anche abbastanza drastico della spesa pubblica improduttiva, e qui si apre un capitolo molto nebuloso perché, come sappiamo, Renzi
questo tema lo ha indicato, poi lo ha subito accantonato. Mandando, no? Via il Cottarelli. Mandando famoso. Via il Cottarelli, quindi no, perché i tagli della spesa sono dolorosi, nel senso che sì, sono dolorosi in termini di interessi, ma anche poi di posti di lavoro, perché sappiamo benissimo che molti, un certo numero, diciamo, di impiegati statali forse non sarebbero necessari. La seconda cosa che serve è un'organizzazione rigida della pubblica amministrazione, cioè il salario minimo funziona, che me lo danno, dopodiché mi fanno tre offerte di lavoro, la terza, esatto, che rifiuto, sono fuori dal salario minimo. Se mi beccano che è un po' col salario minimo, che ci ricordava prima Francesco, ma attenzione, cioè, però è una cosa in Lombardia seria, certe cose funzionano, in Sicilia meno, no, non potrebbe funzionare. Se mi beccano che faccio l'idraulico in nero, anche soltanto che faccio Uber con la mia 5C, con la mia Punto, anche lì sono fuori per sempre. Siamo in grado noi di garantire un sistema di questo genere? Io temo di no, non abbiamo i soldi e non abbiamo i controlli. Dopodiché rimane una mia, come dire, diffidenza di fondo verso gli aiuti statali. Ecco. Francesco, a questo ti riferisco. No, ma io da liberista non posso altro che essere d'accordo con Rondolino, perché è vero, cioè, io stavo dicendo prima della soppressione, guarda caso, dell'Agenzia dei Controlli per il Lavoro Nero. In questo caso, se noi avessimo il salario minimo, che sono appunto quell'insieme di regole che vengono applicate nei paesi anglosassoni, in alcuni paesi anglosassoni, in Danimarca, però prevedono dei controlli serratissimi, come dice Fabrizio, certo, se tu dopo il terzo lavoro non solo non ti tolgono il salario, ma vieni addirittura messo in una sorta di lista nera dei lavoratori. E noi non abbiamo neanche più gli organi di controllo. Il problema di Renzi è che nella sua grande affabulazione, questa sua grande ansia comunicativa, l'annuncite, spesso si è dimenticato del fatto che a ogni annuncio dovrebbe corrispondere una copertura. Quando avete citato Cottarelli, dovevano saltare fuori 7-10 miliardi dalla spending review. Adesso non solo è sparito Cottarelli così all'improvviso, tutto un blocco, ma è sparita tutta la spending review. Quindi le partecipate che dovevano essere quelle famose 8.000 partecipate che dovevano essere tagliate subito nel giro di 48 ore, eccetera, e stanno sempre lì. Addirittura si parla di 30.000 partecipate, non di 8, perché Cottarelli poi ha rivelato che erano molte di più. I debiti della pubblica amministrazione, ma signori, noi già da mi ricordo Vespa aveva fatto un patto, no? Il famoso ti porto a Lourdes. No, Monte Senario. Renzi aveva detto potete darmi del buffone se ecco, entro. Appunto, noi adesso possiamo darglielo tranquillamente perché non ha rispettato i patti, perché i debiti della PA non sono ancora risolti, cioè sono così, sempre lì che galleggiano. Lui, No, ma al di là del buffone, una domanda fatta nemmeno da giornalista, ma proprio da uomo della strada o del vicolo, ma perché è stato mandato via Cottarelli? Non lo so. Cioè io non lo so, dire, ma che non lo sappia non io pare, non è un problema, non è mai stato detto. Non mi pare che il sistema mediatico posso dare da la mia opinione? Secondo me Renzi era arrivato con questo fan incendiario ed era partito estremamente bene, perché aveva detto innanzitutto taglio tutti i vertici dei consiglieri di Stato, comincio a tagliare tutti i grandi burocrati e metto i miei, in un modo dittatoriale, ma però era l'unico modo per fare la rivoluzione, per accendere qualcosa di nuovo. In realtà poi si è trovato invischiato nella grande ragnatela romana, la ragnatela delle lobby, ma insomma stiamo scherzando, nel Jobs Act, nel decreto delle liberalizzazioni, è stato scorporato il discorso dei porti, nessuno lo sa, perché i porti non sono più previsti nella liberalizzazione, ma perché? Probabilmente qualche lobby ha cominciato a far pressione, come per esempio il discorso delle banche, la trasformazione delle famose banche popolari nelle 11 prime banche popolari in banche in SPA. Questa deve essere portata assolutamente a fiducia, perché sennò adesso galleggia in Parlamento ed è un provvedimento che comincerà a perdersi, perché le lobby delle banche popolari, che sono fortissime in Parlamento, cominceranno a premere su Renzi. Le lobby degli enti locali, che sono quelli da cui Renzi proviene, sono quelli che hanno bloccato la spending review. Perché è ovvio che se tu cominci a tagliare le municipalizzate, cominci a tagliare voti e impiegati, no? Quindi le province, non è vero che c'è stato il taglio delle province, ve lo dico da persona che appartiene ad un giornale che per 3 anni ha fatto una campagna ferocissima sulla soppressione delle province. Le province con il decreto del Rio hanno semplicemente demandato il problema, hanno fatto dei grandi agglomerati di dipendenti, hanno tagliato sì qualche vertice, per carità, però il risparmio finora è di 200 milioni, non è di 1 miliardo come si diceva prima. E in più dobbiamo ancora calcolare le spese di viaggio che un signore che prima era a Crema, che adesso deve andare alla provincia di Cremona, fa durante tutto il mese. Quindi, cioè, ci sono delle incongruenze tali. Insomma, vedremo se poi cancellano le regioni. Senti Specchia, insomma, siamo sempre a crozza.
Siamo sempre a crozza, Esatto. Pannofino, di solito gli attori quando interpretano personaggi, non so, spesso gli americani ci dicono no, ho studiato, ho incontrato i protagonisti. In questo caso lei ha incontrato, ha parlato con qualche operaio per prepararsi a questa parte, perché insomma, a parte sono uno che si informa, non è che sia uno studioso eccezionale, però cerco di informarmi. Una curiosità. No, io non appartengo a quel tipo di quella scuola, cioè, io sono più istintivo, no, io prendo, metto il costume e vado e faccio quello che so fare al massimo delle mie possibilità, poi c'è sempre qualcuno che mi dirige. Che mi avevi chiesto, scusa, che sì, mi piace hai parlato con qualcuno. Noi siamo andati dopo, quando abbiamo finito il film, siamo andati a Carbonia al Sulcis e lì ci sono gli operai che c'hanno ancora il presidio davanti alla fabbrica, perché quella situazione di cui si è tanto parlato ancora è lì, così non è stata risolta. Ci sono degli spiragli, ma insomma non si sa bene. Quindi siamo andati a portare la nostra solidarietà, gli abbiamo fatto vedere il film, abbiamo mangiato con loro e io intanto li saluto se ci stanno guardando e ho promesso loro di tornare quando avrebbero risolto il problema. Io spero, perché c'erano degli spiragli di soluzione tramite aziende esteri comunque. E come l'hanno commentato loro il film? Ci si sono identificati in quella situazione? A parte che io mi aspettavo di trovare la disperazione più bieca, invece sono arrivato io, ho trovato un'allegria. Vabbè, ma perché questo è perché questi stanno lì, i sardi sono mangiare, persone assolutamente straordinarie, hanno una dignità straordinaria. Questo, questo non bisogna mai dimenticarci. La dignità e la generosità, come si usa dire oggi. Assolutamente, in particolare in quelle zone. E quindi appunto lì è una situazione. E poi non è l'unica, ce ne stanno diverse nella zona. No, e quindi spero veramente che risolvano il problema, così. Comunque andiamo a Cagliari anche a presentare il film. Va bene, allora ci dobbiamo fermare, dobbiamo di nuovo dare spazio alla pubblicità e poi a Paolo Sottocorona che ci dice se questo weekend, che insomma direi che almeno al centro si è iniziato abbastanza bene, continua col sole. Buongiorno, questa è la situazione prevista per le 12 di oggi, un po' la conoscete questa carta, è una trasposizione di una carta vera, anche se è tutta colorata. Che cosa si vede? Un po' di nuvolosità sulle zone alpine, e questa già sapevamo che c'era. Nuvolosità fra centro e sud, queste sono nuvole, non significa che piova, adesso vedremo se piove. E poi soprattutto questa linea è una perturbazione vera e propria in arrivo dall'Atlantico. Queste sono le 12 di sabato, per quanto no, domani ci dovrebbe essere, però vedremo che anche questa alla fine è meno cattiva di quello che sembra. Vediamo le piogge previste per la totalità della giornata odierna. Come vedete ce n'è qualcuna al sud, ancora di quelle residue che non se ne vanno, qualcuna in Sardegna, però su buona parte del centro un po' di nuvole, il grigio, più nuvole sulle zone alpine, però tutto sommato non è un tempo realmente perturbato. E tutte quelle nuvole con quelle piogge che abbiamo visto arrivare da ovest ieri, che sembrava dovessero fare chissà che, in parte se ne sono andate a nord e in parte al sud. Vediamo la giornata di domani, domenica. Giornata un po' incerta, è stata incerta un po' a lungo, sembrava prima molto bella, poi molto brutta, poi così così. Direi che resta sul così così, perché sicuramente qualcosa entra, quella perturbazione che abbiamo visto arrivare, quindi nuvole al nord, al centro, il grigio, vi ricordo, in buona parte al sud ce ne sono, quindi la giornata diventa un po' grigia. Piogge, Corsica e Sardegna, un pochino la Toscana, non sono intense, ancora qualche pioggia abbastanza debole al sud, quindi abbiamo qualche zona di incertezza. Poi c'è la zona proprio alpina, ma i crinali che sui versanti settentrionali hanno precipitazioni, ovviamente nevose in questo caso, mentre sui versanti interni sembra di no, però capite che lì non è che c'è un muro, per cui insomma qualcosa potrebbe anche passare. Vediamo lunedì che aria tira, eccola qua, vedete un po' di piogge deboli sui versanti tirrenici da nord a sud, sui versanti adriatici no. Al di là delle Alpi, vedete che le Alpi funzionano come schermo, come terrapieno, come baluardo, non si fanno superare da queste nuvole che restano prevalentemente al di là. Adesso non so la situazione della copertura del manto nevoso, magari l'aspetterebbero un pochino anche sui versanti interni, però insomma non c'è scelta, questa è.
Le temperature, la tendenza delle minime per domattina rispetto a questa mattina, che erano su valori forse medio-bassi, vorrei dire, sono in aumento, vedete, sulle zone di nord-ovest. Il verde è un aumento moderato, il giallo e il rosso, ma siamo al di là delle Alpi, è invece in aumento abbastanza forte. Centro e sud li darei per stazionari. Le temperature massime, eccole qua, anche queste, leggero aumento al sud, sul versante adriatico, sulla pianura padana, qualche leggera diminuzione sulle zone del centro, ma insomma quando la variazione è di un grado o poco più fra un giorno e l'altro sono le normali oscillazioni, cioè questo respiro della temperatura che oggi fa un po' di più, domani fa un po' di meno, senza che questo implichi grandi arrivi di masse d'aria. Sfumature di rosso con le nostre foto, la prima ce la manda Dennis da Imola, e i gialli e i rossi vedete come si alternano con le zone più scure del nero. Di queste foto, di questi cieli rossi, ne ho circa 200 credo, perché chiaramente sono d'impatto. Uno lo vede, prende la macchina fotografica e fa la foto, o col telefonino, poi la qualità a volte insomma è quella che è. L'altra ce la manda Silvia da Firenze, qui è un pochino più moderata, insomma, Silvia è una donna un pochino più delicata, quindi c'è questo rosa piuttosto che il rosso cattivo. Vabbè, sono battute che lasciano il tempo che trovano, il caso di dirlo. Comunque sono belle foto, me ne mandate tantissime, sono indietro, ma di tanto, ma sono troppe, sono contento che siano troppe. Vabbè, ma un grazie. Pochino alla volta, ma no? Certo. Giorno per giorno, adesso riuscirai a farle vedere. Non so cosa fare nel tempo libero, mettiamola così, arrivederci. Ma le scegli o ce le mandi, o le mandi tutte tu? Le mando tutte quelle che sono da mandare, insomma, sì, che perché sì. Qualcuno è un le po' le sfocate, no. Ecco, vabbè. No, questo lo diciamo dirlo. Per chi è magari lì che appunto ancora aspetta di sapere se la propria foto andrà in onda, sappiate che va in onda, a meno che non abbiate veramente fatto il selfie storto, e allora quello non va in onda. Allora, signori, siamo in conclusione di questa nostra chiacchierata. Rimandiamo come dire, i bilanci a fra tre anni, secondo voi, cioè la prima vera verifica di quello che è questa rivoluzione del lavoro, perché così poi l'ha definita anche Renzi il giorno che è stata approvata martedì scorso, ci sarà fra tre anni o secondo voi qualche aggiustamento, per esempio già in corso d'opera? Qui siamo all'ennesimo paradosso, perché uno come Renzi, che è il miglior renziano in Italia, è Renzi, quindi voglio dire, prendiamo primo... Anche l'unico. No, sono molti aspiranti renziani. Cioè, sì, sono sub-renziani, però Renzi vero. Cioè. Vabbè, ebbene, lui dovrebbe essere il primo a garantirsi, a sollecitare il fatto che fra sei mesi si debba vedere davvero un cambiamento forte. Mentre invece da un altro punto di vista è lui che sul piano politico rimanda al fatto che abbiamo tempo fino al 18, fino al 2018, cioè alla fine della legislatura. Quindi c'è anche un se ennesimo poi molti paradosso. Economisti ci dicono che in realtà la ripresa dell'economia non significa automaticamente una ripartenza immediata dell'occupazione, che sembra un paradosso. Ma non è tanto però, un paradosso se i lavori, abbiamo fatto quel discorso iniziale sul fatto che i lavori cambiano e le macchine sostituiscono, adesso la dico proprio da osteria, sempre di più le persone, quindi va bene. Io non capisco, credo che mi abbiano fatto un cenno per dire che abbiamo chiuso, però non ne sono sicuro. No, scusate. Andiamo ancora un po'. Io sapete che in realtà sono solo una supplente qua, fra l'altro, anzi, colgo l'occasione per ricordare che dalla prossima settimana, da lunedì, Tiziana Panella ritorna, ha risolto tutti i suoi problemi e quindi potrà riprendere serenamente il suo posto. Abbiate pazienza, no, abbiamo ancora invece qualche minuto. Francesco, sì. Eccolo qua. Dicevamo, c'è questo paradosso, no? Per cui in qualche modo economia, ripresa dell'economia non significa di fatto ripresa dell'occupazione o così, però noi lo sappiamo come siamo fatti noi giornalisti. Fra un mese, come fu esattamente per gli 80 euro, no? Mi ricordo, ne avevamo peraltro discusso, Rondolino, lei e io insieme, proprio di questa cosa. Esattamente un mese dopo l'erogazione dei primi 80 euro si andò a vedere, i consumi non sono ripartiti, gli 80 euro non servono. No? Funziona così?
Fabrizio, non so se... Sì, no, volevo sentire anche te, no, Francesco. Giornalisticamente è così, ma poi ci dimenticheremo tutti anche di quello che abbiamo scritto, forse. No? per cui poi saremo forse più renziani di Renzi nel momento in cui ci avvertiremo che magari ci sarà veramente, come dice l'Ocse, un aumento dello 0,5% del PIL, che a noi sembrerà una roba esorbitante, dato i casini in cui siamo in questo momento, e probabilmente Renzi avrà anche la fortuna, come gli capita spessissimo, di cavalcare questa crescita economica, che è una crescita globale che parte dagli Stati Uniti e sta arrivando in Europa ed si sta realizzando grazie all'intervento di Draghi, ecco, che dei famosi 60 miliardi al mese. Poi la cosa che voglio dire io è che probabilmente avremo dei risultati del Jobs Act veramente fra 2-3 anni. In questi 2-3 anni Renzi avrà tutto il tempo per polverizzare quello che è rimasto del PD. Sempre che si riesca ad andare alla fine della legislatura, perché poi sono in tanti che dicono che in realtà... Ci andremo sicuramente, guarda, siamo troppo legati alle poltrone, questo è un mito da sfatare, nessuno vuole andare alle elezioni, né Renzi, né tantomeno Berlusconi, neanche gli ultimi giapponesi che sono rimasti nel PD. Non parliamo dei grillini, che nel momento in cui vanno alle elezioni perdono i 3/4 dell'elettorato che avevano conquistato tanto faticosamente, tanto sorprendentemente. Nessuno vuole andare alle elezioni, Renzi ha questa grandissima carta. Siamo sicuri di questo, Rondolino? Io so che l'aveva già previsto una ventina d'anni di Renzi qualche tempo fa, quindi... Sì. Beh, insomma, se va avanti così, cioè se il suo avversario interno è Bersani, che fa l'Aventino, cioè che non va alle riunioni di partito per un capriccio, e i suoi avversari esterni sono Grillo e Salvini, effettivamente il ventennio renziano può anche diventare un trentennio. Dopodiché io penso anche che ovviamente non sarà così, nel senso che poi il bello della politica, come anche della vita, è che le cose cambiano molto spesso, i vuoti si riempiono. Però sul Parlamento sono d'accordo con Francesco, con Specchia, non soltanto perché c'è un istinto di conservazione, diciamo così, innato, ma anche perché la struttura politica, anche per un motivo diciamo di strutturale, cioè noi abbiamo un Parlamento estremamente frantumato, dove per esempio Scelta Civica non c'è più di fatto, i grillini sono diventati due, Forza Italia sono due partiti, il PD sono due partiti, e però da una parte questa estrema polverizzazione e dall'altra invece una leadership fortissima, che è appunto quella di Renzi. Questo si traduce, secondo diciamo, le regole proprio della fisica, in episodi di trasformismo sempre più accentuati, cioè alla fine la tendenza è che la maggioranza intorno a Renzi è destinata a crescere, però è una maggioranza pulviscolare, diciamo così, sì. non tanto di... E quindi finché lui non deciderà di andare alle elezioni, inventandosi una crisi, secondo me la crisi non ci sarà. Quindi anche l'altro Matteo che oggi appunto a Roma scenderà in piazza, Matteo Salvini, la Lega, prende con l'Europa adesso, con l'euro, in realtà queste riforme smontano un po' il gioco? Ma lui gioca la sua partita e di volta in volta cambia bersaglio, è normale. Tornando però da un lato alla conservazione delle poltrone di cui parlavate e dall'altro alla rapida analisi che ha fatto Rondolino della situazione, io invece credo che andare alle elezioni ripulirebbe il paese da un sacco di scorie, cioè ridarebbe a chi vince, e probabilmente Renzi, una legittimazione di un certo tipo. Andrebbe a vedere dei bluff, se sono effettivamente dei bluff, tipo elettoralmente il regresso del Movimento 5 Stelle, se è vero, perché poi potrebbe non essere così, e obbligherebbe tutti a ripensare la propria politica, quindi secondo me non sarebbero una tragedia le elezioni, ma casomai un rinnovo. Io sono d'accordo con te. Questo è dal mio punto di vista. D'accordo anch'io. Siamo tutti d'accordo. C'è una clausola per cui... Sentiamo se è d'accordo pure Francesco. Però pensiamo che non accadrà. Sì, anch'io penso, temo che non accadrà. Personalmente quando andiamo a votare troppo spesso non piace, perché vuol dire che non c'è... Non si risolve il problema, cioè, deve durare 5 anni la legislatura, durasse 5 anni, voglio dire, adesso Renzi sta facendo qualcosa, poi si può essere d'accordo o no, però insomma è anche un minimo che qualcuno ci deve pensare a queste cose. Adesso appunto evitare che ci siano poi dei malaffari, perché poi dopo, tornando al nostro film, la storia ci insegna che poi se non si vigila bene sui comportamenti umani, spesso e volentieri vanno a finire a fare gli imbroglioni, insomma, in qualche modo c'è sempre qualcuno che
che tenta, come purtroppo pare che sia inevitabile, di guadagnarci. Il malaffare, la corruzione, che sono veramente delle vergogne del nostro paese. Allora, per impegnarsi a togliere questo malcostume assurdo, che colpisce poi anche delle brave persone, che poi si trovano in mezzo, vedono gli altri che fanno così, le mogli dicono, hai visto quello? E sono costretti a rubare pure loro. I ladri inconsapevoli. Esatto, i ladri onesti. Beh, è un film che consigliamo a chi non conosce molto la storia d'Italia. Allora, intanto i giovani, quelli che non erano nati. È un bel ripasso. Per chi ha dimenticato, e sono tanti, per chi ricorda e sa benissimo di cosa stiamo parlando e ha voglia di rivedere, e comunque è anche una storia umana, dove non c'è soltanto la cronaca e la storia recente del nostro paese, ma c'è anche una storia di personaggi che si trovano a fare amicizia su una torre di 50 metri una notte a Torino, nel freddo. Va bene, allora adesso invece sì che è il momento di chiudere e di salutarvi. Grazie per essere stati con noi questa mattina, grazie a voi per averci seguito, e da lunedì, dicevo, Tiziana Panella di nuovo qui. Buona giornata.